tutti i nostri concittadini presenti. Vorrei esprimere un augurio sincero per questo primo maggio che andiamo a festeggiare, a tutti i cittadini e a tutti i lavoratori. E allo stesso tempo vogliamo anche condividere la gioia di questo momento, di essere insieme tutti in questa piazza, per ricordarci come sia anche importante la libertà di poter celebrare una festa come questa, la festa dei lavoratori. Oggi deve essere una festa, ma è anche un appuntamento per fare qualche riflessione. Celebrare il primo maggio nelle vesti di sindaco di questo comune è sempre un'occasione emozionante, devo dire. Questa giornata nella nostra terra è sempre stata ricordata come una grande conquista del movimento operaio, un simbolo di libertà da mostrare con orgoglio, un simbolo la cui conquista è costata purtroppo anche dure lotte, dolori e sacrifici anche della nostra gente. Per questo oggi dobbiamo essere felici di poter essere qui insieme e vorrei trasmetterlo anche ai giovani. Vorrei fare anche qualche altra riflessione di più ampio respiro. Il nostro paese sta vivendo in questo momento una situazione economica e sociale molto complessa. Siamo reduce dalle ultime tornate elettorali politiche e amministrative del nostro paese. Purtroppo conosciamo il risultato di queste elezioni. Il progetto del governo di centrosinistra ha dovuto scontare purtroppo scelte difficili, impopolari, rese necessarie dalla situazione critica della finanza pubblica che era stata ereditata dal precedente governo di centrodestra. Purtroppo, e qui dobbiamo dirlo, gli importanti risultati del risanamento dei conti dello Stato che ci sono stati non è stato purtroppo comunicato in maniera completa ai nostri concittadini. Proprio perché questi anni sono stati impegnativi, l'amministrazione, noi pensiamo, non è rimasta a guardare, ma ha attivato una serie di importanti progetti che già in essere stanno preparando il terreno per il rilancio economico del nostro territorio. Per quanto riguarda Argente e le gravi problematiche emerse nell'ultimo periodo, la fiducia deriva dal fatto che la nostra oggi è una realtà produttiva consolidata, estremamente diversificata, strutturata in modo da reagire alla situazione che si era venuta a creare. Ciò che avevamo annunciato l'anno scorso, durante la celebrazione del primo maggio nel 2007, si è tramutato oggi anche in fatti concreti. Ci sono stati gli avvii dei lavori della Statale 16 per il tratto con Sandolo-Argenta, il cantiere è già in divenire. Stiamo assistendo ormai al completamento dell'ampliamento dell'ospedale di Argenta, con nuovi posti letto e nuove sale operatorie. E per questo ricordiamo che l'amministrazione ha sempre sostenuto con forza il nostro ospedale in sinergia con l'azienda sanitaria locale. Poi il rilancio economico di Argenta attraverso anche l'ampliamento di imprese già esistenti, ricordo il nuovo insediamento della General Cab, dell'industria Bacchini e tante altre. L'insediamento di nuove importanti realtà industriali, Porta Arredo, la Sfir che occuperà l'intera area ecologicamente attrezzata del nostro comune e darà lavoro a pieno regime a circa 50 addetti e anche il polo ceramico di Filo che sta prendendo vita. Poi la riqualificazione urbana delle nostre frazioni attraverso gli interventi sulla viabilità, strade, ponti, piste ciclabili, la riqualificazione delle piazze, monumenti, aree verdi, la qualificazione poi dell'intero sistema scolastico attraverso la costruzione di nuovi nidi, finalmente anche nelle frazioni, il sostegno anche alle scuole materne, private pubbliche, l'ampliamento della scuola elementare di Santa Maria Codifiume e la riqualificazione del nostro polo scolastico superiore qui ad Argenta. E infine, molto importante, anche i nuovi corsi dell'Università di Ferrara che sono gestiti qui ad Argenta attraverso un consorzio di cui il Comune fa parte. Mi spiace in conclusione anche quest'anno dover tornare a manifestare per un altro diritto importante, quello della pace. Un diritto così importante che continua a non essere tutelato in ambito internazionale. Pensiamo agli avvenimenti tragici che ancora accadono in Iraq e in Afghanistan e che hanno coinvolto anche militari italiani. Non esiste sviluppo secondo noi senza la pace. Per lo sforzo che tutti insieme stiamo mettendo in campo e per lo spirito imprenditoriale che ha questo territorio, sono convinto che Argenta abbia iniziato un percorso costruttivo. Le prove da affrontare sono ancora molteplici e vogliamo affrontarle insieme. Insieme possiamo superare le difficoltà a partire da quelle che toccano la nostra realtà locale. Non voglio aggiungere altro, oggi è un giorno di festa, a tutti voi auguro una buona giornata ed un futuro felice. Viva il primo maggio!